Perché la Juventus sta scegliendo Thiago Motta come nuovo allenatore? Eh sì, perché le frizioni tra Allegri e Giuntoli nascono proprio da questo, dal fatto che Allegri era consapevole del fatto che Thiago Motta e la Juventus erano felicissime, era consapevole del fatto che Giuntoli stava tramando alle sue spalle per portare il tecnico italo-brasiliano a Torino. Ma perché così tanta volontà nel portare proprio questo allenatore alla Juventus? Beh, scopriamolo oggi nel dettaglio. Andiamo ad analizzare il Bologna di Thiago Motta, o meglio, il tipo di gioco che porterebbe la Juventus Thiago Motta. Qui su FCM New Sport, e come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati sulla Juventus e tutte le altre squadre in maniera totalmente gratuita. Vi basta lasciare un like ai contenuti e iscrivervi al canale. Siamo da poco arrivati a quota 58.000 iscritti. Che dire, grazie davvero di cuore. E allora, perché Thiago Motta? Thiago Motta perché il calcio di Thiago Motta è un calcio evoluto. Il calcio di Thiago Motta è un calcio all'avanguardia ed è un calcio sicuramente innovativo. Il Bologna infatti costruisce partendo da una retroguardia a 4, con 4 elementi, con i terzini che tendenzialmente rimangono sempre molto bassi e assolutamente molto stretti. Mentre i centrali difensivi sono chiamati ad andare in conduzione attaccando lo spazio creato perfettamente dal vertice basso di centrocampo. Quindi uno dei due centrali difensivi rimane coi terzini e rimane molto bloccato in una difesa che diventa 3, mentre l'altro va al fianco del mediano davanti al triangolo difensivo, e questo ruolo il più delle volte viene affidato proprio a Calafiori, non a caso l'uomo che Thiago Motta vuole portarsi proprio a Torino. Le mezzali invece suggeriscono una linea di passaggio abbastanza importante, immediata, attraverso movimenti che in base alle circostanze devono sicuramente cambiare. Gli esterni offensivi invece del Bologna partono veramente sempre molto larghi, per poi cercare di accentrarsi sempre più e entrare all'interno del campo. Il Bologna infatti gioca con continui scambi di posizione e continue rotazioni. Il Bologna ha dei uomini che sanno esattamente cosa fare e sanno quando interscambiarsi tra di loro. Per questo il calcio di Thiago Motta, il calcio del Bologna, è considerato un calcio innovativo, è un calcio all'avanguardia. Molto spesso quando si parla di calcio innovativo si pensa alla costruzione dal basso, ma quando si pensa alla costruzione dal basso si pensa soprattutto a degli errori, a volte abbastanza clamorosi, che si vedono in certi campionati in cui proprio questa costruzione dal basso alle volte porta in evidenza degli errori e dei strafalcioni da mai dire gol, per intenderci, per cui a volte viene vista quasi con scetticismo. Ecco, anche il Bologna di Thiago Motta fa la costruzione dal basso. Ma questa avviene con calma, senza correre rischi, a volte proprio al fine di attirare l'avversario per poi creare degli spazi utili. Ma quando c'è da fare la costruzione dal basso e quando la si può fare, la si fa. Ma in base all'atteggiamento dell'avversario. Perché il Bologna è una squadra che comunque non disdegna neanche il lancio lungo in certe situazioni e sa quando poterla fare e quando invece è meglio evitare, è meglio scaricare sull'attaccante in modo da poter alleggerire il tipo di gioco. Lo sviluppo del gioco del Bologna, come detto, avviene intanto con continui scambi e con continue rotazioni, e avviene principalmente sulle fasce, tramite soprattutto le catene laterali, e avviene con i terzini che, come detto, attaccano raramente la profondità. Cioè parte da loro, ma per cercare soprattutto i due centrali centrocampo, che sono uno il mediano, come detto, e l'altro il centrale difensivo, che però nel momento in cui si va a costruire avanza e diventa anche lui mediano, e in questo caso, come detto, è Calafiori. Ed è per questo che servono giocatori assolutamente tecnici nel tipo di calcio di Thiago Motta, perché un difensore, se non è tecnico, non può sicuramente andare a ricoprire quel tipo di ruolo là. Mentre le mezzali, gli esterni, cominciano a ruotare, danno luogo a rotazioni continue, cercando di dare meno punti di riferimento possibili. Danno luogo quindi a continue, diciamo, variazione, continue rotazioni, cercando in qualche modo, per ricevere il pallone, creare soprattutto ampiezza e quindi cercare le opportunità giuste per creare gioco. Questo è il tipo di gioco che il Bologna sta attuando in questo campionato e sta portando a grandi risultati. Un ruolo molto importante nel Bologna di Thiago Motta lo ha sicuramente Zirkzee.
Joshua Zirkzee è un attaccante atipico, sicuramente non il tipico bomber d'area di rigore, ma è un attaccante che nel Bologna e Thiago Motta è fondamentale perché ha molta libertà di movimento, abbassandosi frequentemente sulla linea da tre quarti per ricevere dai compagni. È una sorta di attaccante aggiunto e molto spesso le mezzali del centrocampo si trovano in una posizione quasi più offensiva rispetto alla sua, perché lui, andandosi a prendere il pallone molto basso, poi funge quasi da trequartista. Quindi facendo perdere di fatto punti di riferimento agli avversari e facendo sì che si possano creare degli spazi fondamentali per gli inserimenti della mezzali e degli esterni alti. Dunque il calcio di Thiago Motta parte da un 4-2-3-1 molto mobile e molto malleabile, delizioso nel palleggio, con una conduzione con dei movimenti veramente perfezionati e calibrati proprio lo stesso Thiago Motta. Attento alla copertura di ogni spazio, il concetto di spazio è fondamentale nel calcio di Thiago Motta, basato sul controllo della palla, cercando di attirare gli avversari e quindi di ingannare la pressione avversaria. Quindi di base il modulo di Thiago Motta è un 4-2-3-1 che si può trasformare in un 4-3, dove in fase di possesso diventa un 2-3-2-3, un modulo particolarmente particolare che può essere eventualmente un 3-2-2-3, ma in fase di non possesso si trasforma in un classico 4-4-2. Nella fase di costruzione del Bologna fondamentale è anche il portiere. Non a caso già Thiago Motta ha detto alla Juventus che vuole un portiere che abbia dei buoni piedi, cioè la possibilità per il portiere di saper impostare è fondamentale, e in questo caso Skorupski è uno di quelli che da questo punto di vista è molto bravo. Nella costruzione il portiere, in questo caso Skorupski, cerca sempre di allargare il gioco, soprattutto molto spesso lo fa sulla destra, dove trova appunto Posch, che è l'uomo forse di maggior qualità per quanto riguarda i terzini, ed è diciamo che con quel movimento di cui parlavo poc'anzi, cioè col difensore centrale che va a attaccare lo spazio e che quindi si va a ricoprire il ruolo quasi da mediano, si vanno a occupare al meglio gli spazi cercando di creare densità e cercando di anche confondere un po' gli avversari. Quando non è possibile creare questo tipo di movimento, e quindi quando l'avversario riconosce il tuo tipo di gioco e quindi va a occupare gli spazi meglio di te, beh, a quel punto si cerca direttamente Joshua Zirkzee, abile tecnicamente e bravo a legare il gioco dei rossoblù in maniera molto molto elegante. Un concetto anche questo molto importante per il Bologna e Thiago Motta, e quindi per il gioco di Thiago Motta, è la lateralità. Lateralità che prevede quindi un Bologna, o meglio il Bologna cerca spesso di sfruttare il campo in ampiezza grazie soprattutto al lavoro dei suoi esterni, che partono sempre molto larghi ma con l'obiettivo continuo e costante di entrare all'interno del campo, soprattutto grazie alla capacità di interscambiarsi tra loro. Cioè l'interscambiabilità dei ruoli e delle posizioni è molto importante, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, che a volte vedi partire da destra, altre volte le vedi partire da sinistra. Ma questo non vale soltanto per gli esterni offensivi, ma anche per i terzini, che si possono anche loro interscambiare. Per esempio Posch, il più abile tecnicamente lì dietro, che può entrare anche lui in mezzo al campo a sviluppare il gioco. Cioè non è solo Calafiori che si può andare a mettere al fianco del Freuler di turno, ma alle volte anche lo stesso appunto Posch, che può andare a sviluppare il gioco in mediano, addirittura andare a concludere l'azione in aria. Quindi, come detto, l'aspetto fondamentale è quello degli esterni, che partono molto larghi, soprattutto con gli offensivi, per poi entrare all'interno del campo, ma soprattutto si possono interscambiare molto bene. Di fatto all'interno dell'area di rigore, quando viene sviluppata l'azione, si possono realmente ritrovare tutti i giocatori della tre quarti offensiva del Bologna. Cioè puoi trovare gli esterni, puoi trovare le mezzale che si sono inserite e puoi trovare l'attaccante. I più pericolosi sicuramente nel Bologna di Thiago Motta sono giocatori come Orsolini, come Ferguson, purtroppo si è fatto male, ma di fatto Ferguson è un giocatore che anche lui sta facendo la differenza, ha fatto la differenza, Zirkzee, ma in aria è più facile trovare questi giocatori che non Zirkzee stesso, perché Zirkzee va a legare il gioco e poi in aria l'aria si riempie dei giocatori molto molto importanti che però partono da dietro. Infatti Zirkzee è abile a venire incontro liberando lo spazio in aria e cercando poi di far sì che gli altri compagni vadano a occupare le zone di campo offensive. Di fatto la fase e la finalizzazione è molto cambiata rispetto allo scorso anno.
perché prima si giocava con Arnautovic, che anche lui era un attaccante, diciamo, tecnico, ma che riempiva molto più l'area, anche in virtù di una questione anagrafica. Arnautovic non poteva fare sicuramente il ruolo che fa Zirze, anche per una questione, ripeto, anagrafica, può svariare intorno al campo con grande fluidità, con grande qualità, e che è bravo a legare il gioco, a triangolare con i compagni e fare anche lui l'ultimo passaggio se necessario. Ma di certo è cambiato questo aspetto. L'anno scorso con Arnautovic le cose erano diverse, si muoveva in maniera diversa sicuramente la fase offensiva del Bologna. Di fatto è un Bologna che si è evoluto tantissimo quest'anno e ha conosciuto un'evoluzione davvero straordinaria. Un altro elemento fondamentale per il Bologna di Thiago Motta, che cercherà di applicare anche la Juventus, è il pressing, che è una vera e propria arma offensiva, perché il Bologna cerca sempre, non ti aspetta mai, ma cerca sempre di recuperare i palloni in zone pericolose che possono poi trasformarsi in vere e proprie occasioni da gol. Di fatto l'obiettivo è uno: quando ritrovi e quindi vai a conquistare il pallone in fase offensiva, l'obiettivo è quello subito di andare alla conclusione, di andare a cercare il gol. Quando invece la palla viene recuperata in una zona chiaramente meno offensiva e quindi più vicina alla tua area di rigore, e lì si passa al consolidamento del possesso, cioè il possesso deve essere continuo del Bologna attraverso chiaramente la qualità e la fluidità dei giocatori, che sanno come muoversi. E non è che siccome la Juventus sono giocatori tecnici allora non lo può fare, perché i giocatori del Bologna io credo siano meno tecnici di quelli della Juventus, semplicemente i giocatori del Bologna sanno cosa devono fare rispetto invece a quello che abbiamo visto quest'anno, in questi anni con la Juve, in cui i giocatori di Juventus, che sono paradossalmente più tecnici, perché Locatelli può essere più tecnico di Freuler, così come Rabiot può essere considerato più tecnico di Ebischer, così come Chiesa e Ildiz sono più diciamo più forti e più tecnici di gente come Orsolini e Salemakers. Quindi non possiamo dire che la Juventus non ha giocatori tecnici, ma quelli del Bologna sanno esattamente come fare, come farsi trovare liberi e come muoversi, contrariamente a quelli della Juventus, che in questi anni hanno sempre pensato solo alla fase difensiva senza mai approfondire la fase di costruzione. Quindi se la squadra di Thiago Motta perde palla, reagisce immediatamente e attacca subito l'avversario con un contropressing molto aggressivo, con più uomini in zona palla. Contrariamente, ripeto, a quanto succedeva con la Juventus. La Juventus, se perdeva il pallone, immediatamente la Juventus doveva calare, doveva scendere. Quindi vedevi questa linea 5 dietro con i tre centrocampisti che facevano schermo avanti la difesa e con i due attaccanti che erano lì a non saper cosa fare. Quindi un atteggiamento tattico totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in passato con la Juventus. Quindi i punti di forza di questo Bologna, quindi del tipo di gioco di Thiago Motta, sono soprattutto il pressing nella zona della tre quarti offensiva. Questo è un aspetto importante, perché pressare la difesa con dei movimenti organizzati e ben precisi, senza mai lasciare spazi agli avversari, è un aspetto che rende il Bologna molto molto pericoloso. Sicuramente quindi questo porta a un'evidente aggressività e una personalità nello sviluppo dell'azione. Ci vuole anche quella, dare responsabilità ai giocatori nella fase di costruzione. E soprattutto fluidità e interscambiabilità dei ruoli, soprattutto a centrocampo. Sicuramente il Bologna deve migliorare e il gioco di Thiago Motta dovrà migliorare in altri aspetti, cioè nella fase di realizzazione, perché questo Zirze che si abbassa molto spesso non consente al Bologna di avere un attaccante, una vera punta in aria. Quindi se lui si va a prendersi il pallone al centrocampo e lo smista, sì, ci possono essere le mezzali all'interno dell'area, ma ti mancherà la punta di riferimento a cui magari mettere un cross in mezzo e te la prendi di testa. Così come a volte nelle ripartenze offensive c'è qualche, se per caso non riesce bene alla perfezione il pressing offensivo, a volte ci possono essere delle zone scoperte. Quindi sicuramente il gioco del Bologna, e in questo caso di Thiago Motta, deve migliorare. Però io credo che col gruppo Juve potrebbe lavorare bene, perché sono tutti giocatori che tecnicamente sono superiori a quelli del Bologna, che hanno magari anche un po' più esperienza, ma che comunque sono giovani. Che comunque è un gruppo giovane che puoi plasmare al 100%. Io mi immagino già una crescita di un Ildiz in questo tipo di gioco. Io mi immagino anche che in questo tipo di gioco possa
Vlahovic avere delle soluzioni offensive maggiori e quindi possa avere più soluzioni e più occasioni da gol. Io mi immagino anche un'evoluzione di Fagioli, che può lavorare molto bene all'interno del campo in questo tipo di gioco, con interscambi continui e con lui che sa sempre dove mettere il pallone. Mi immagino anche, non so, esterni come Sulè e Cambiaso che potrebbero lavorare anche loro molto bene. Insomma, il gioco di Thiago Motta è un gioco che affascina proprio per le sue idee. È un gioco affascinante, un gioco entusiasmante che ha portato Giuntoli a cercare di convincere Thiago Motta di andare a Torino. E a, diciamo, tra virgolette, mettersi contro un Allegri che è un totem in casa Juventus, ma che pur di far arrivare Thiago Motta, Giuntoli era disposto a tutto. Ora a breve sapremo la risposta di Thiago Motta, ma nella speranza che questa possa essere assolutamente positiva.